Ciao, sono Valielle e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al meglio con la vostra voce. Di nuovo una vocal coach reaction, di nuovo su Dimash, questo straordinario cantante kazako, me l'avete richiesto in tantissimi. Oggi guardiamo Sinful Passion, un brano che non ho mai sentito, quindi ascoltiamolo per la prima volta insieme. Нежданно, как из лунного сна. Wow, bel soffiato sulle note basse. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Solo una voce di testa, un falsetto soffiato. Molto, molto bello. Sapete, sfoghi, rocchi, lizza, mia nostra, tolga te anna. Lo fermo un attimo. Allora, qui c'è un'interpretazione veramente strepitosa. Dall'inizio ad adesso ha fatto delle cose vocalmente difficili, ma non delle cose impossibili, però ha fatto la differenza nel modo in cui è interpretato, cioè ogni piccola sfumatura, ogni parte ha il suo suono. Avete sentito, per esempio, l'utilizzo di questo soffiato. Quindi di un suono con molta aria e nelle parti basse, che è molto bello perché scalda moltissimo il suono, no? È un po' come se avesse un riverbero naturale. E invece poi alternandolo a delle note basse prese con un suono abbastanza pulito e anche abbastanza duro. Qui probabilmente sta interpretando proprio il testo, cercando di utilizzare tutte le sue sfumature per dargli importanza. C'è anche una grandissima cura nei finali, non sono mai lasciati al caso, nulla è mai lasciato al caso. Andiamo avanti. Molto tenorile, no? Come modo. Thank you.
bellissimo passaggio. Un vocalizzone finale. Un sacco di fiori, un sacco di applausi meritati. Allora, è una bellissima canzone, io non l'avevo mai sentita, non so se sia qualcosa di tradizionale, ma è veramente un bel brano. Musicalmente non appartiene a un genere preciso ed è proprio per questo che brani così danno la possibilità a una voce del genere di potersi esprimere pienamente. Una voce così infatti ha bisogno proprio di musiche che gli diano lo spazio di poter utilizzare tutti i colori che ha a disposizione, e questo è un brano che veramente gli dà questa possibilità. Vorrei tornare indietro con voi in una parte per analizzare un qualcosa di tecnico di molto interessante. Ecco, in questa parte che riascoltiamo insieme, lui mischia come sempre un po' di generi, ma lo possiamo sentire in modo molto preciso. Parte con una nota da tenore, cioè impostata proprio in modo classico, in modo lirico, diciamo, e poi passa in quella sua voce rock, con la quale poi termina con un glissato ascendente, quindi con una nota che dal basso va verso l'alto, scivolando e raggiungendo una nota molto molto alta, per poi finire con un vocalizzo stile R&B. L'avevamo già sentito in un altro mio video, di cui vi metto il link sotto in descrizione e anche qui. Allora, sentiamolo. Tenore, classico, rock, sempre rock, e adesso nota ascendente, glissato. Vocalizzo R&B. Molto bello, ma c'è un'altra parte che voglio vedere con voi, che mi dà lo spunto per dire qualcosa di particolare che non avevamo ancora visto negli altri video. Allora, qui siamo in una parte dove lui sta cantando nel suo registro alto, quindi in voce di testa, e forse anche qualcosa in registro di fischio, e dopo questa parte entra in un'atmosfera completamente diversa, dove utilizza la voce in un modo che ricorda molto, diciamo, le voci dell'est, le voci bulgare, o comunque sia delle tradizioni vocali dell'est, dove lui utilizza appunto questi effetti vocali dove la voce si rompe e si creano appunto queste atmosfere molto, molto suggestive. È molto alta, precisa, molto bella. Ecco, questa parte è molto suggestiva da colonna sonora, no? Mi fa venire forse in mente un po' il gladiatore, ma comunque sia queste tecniche sono molto utilizzate nelle tradizioni vocali di alcuni paesi dell'est. Che cosa voglio dire adesso in questo momento di vocal reflection invece che vocal reaction? Voglio dire che il messaggio che arriva attraverso il suo modo di cantare, la sua musica, non solo passa quest'idea di mischiare i generi come già fa in moltissimi brani, ma in questo brano in particolare ci arriva anche un po' questo messaggio di inserire un po' quelle che sono delle tradizioni vocali legate a determinate culture, quindi qualcosa di molto radicato, di molto importante, inserendole in contesti diversi, però utilizzando appunto la voce in un modo tra virgolette universale, che abbraccia quindi anche la tradizione vocale, la tradizione musicale legata
legata a un particolare popolo, a una particolare terra, a una particolare cultura. Questo è un bellissimo modo anche per far sì che le persone possano conoscere questi utilizzi della voce che sono un po' nascosti, perché non utilizzati comunque sicuramente nella musica radiofonica, però invece molto molto interessanti. E quindi, insomma, ha armonizzato di nuovo una serie di cose diverse, facendoci in questo caso anche un po' viaggiare nelle tradizioni, nella cultura della voce. Come sempre mi interessa sapere che cosa pensate voi, e quindi lasciatemi le vostre impressioni nei commenti, e anche quali sono le vostre preferenze per le prossime video reaction di Dimash o degli altri cantanti che avete nel cuore. Come sempre vi invito a visitare il mio sito www.valiel.com e iscrivervi alla newsletter per contenuti, risorse gratuite esclusive che condivido soltanto via email. Vi do un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e al prossimo video. Ciao!